Queste ragazze non si stanno cambiando per andare al ristorante o al lavoro dopo una corsetta, ma si stanno infilando i tacchi a spillo proprio per correre. A Kazan, in Russia, si è infatti tenuta una gara di velocità 60 metri da percorrere in décolleté da 10 o 12 centimetri. Questo è già diventato un evento annuale nella capitale del Tatarstan, ma per la prima volta quest'estate vi hanno partecipato anche gli uomini. Uno dei tre ci spiega come sia stato tutt'altro che semplice. Potete immaginare quanto sia difficile per le donne camminare costantemente con tacchi così alti? Anche gli uomini possono sperimentarlo in questa competizione. Alsu Zaripova è stata la trionfatrice della gara femminile e si dice molto soddisfatta del risultato. Sono venuta qui solo per divertirmi e correre, è stato più difficile di quanto pensassi, ma sono felice di come è andata a finire. Non sono inciampata, sono viva e tutta intera. Come premio, chi ha tagliato per primo il traguardo ha ricevuto una gift card da 30.000 rubli, circa 340 euro, da spendere, ovviamente, in uno dei negozi di scarpe di Kazan.